Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù alla folla: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre e imparato da Lui viene a me. Non perché qualcuno abbia visto il Padre, solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità io vi dico, chi crede alla vita eterna? Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Pane della vita. E non è facile vivere, questo possiamo vedere ogni giorno. Regolarmente la vita ci sorprende con certe sfide che mette sulla nostra strada. Gli ostacoli che noi troviamo lungo la strada bisogna superare per sopravvivere. Cioè vivere o sopravvivere sono cose che incontriamo da tutte le parti. Cioè la base della vita su questa terra, la base della nostra resistenza sulla terra è il corpo, perché senza corpo non c'è vita. Morendo il corpo, noi entriamo nella zona del Marte e scompariamo dalla terra. Tutto quello che viene dopo questo momento è praticamente quello che appartiene al credo, non a una cosa che è palpabile e si può provare. Allora la vita è legata al corpo, cioè con corpo viene regolato dai processi metabolici, decidendo le funzioni del corpo, delle cellule del corpo, cioè movimento, il movimento e l'esistenza del corpo. Finché il metabolismo possa funzionare serve il cibo che noi portiamo dentro l'organismo. Cioè il cibo principale della cultura occidentale, non solo di quella occidentale, è proprio il pane. Perciò nel popolo ci sono diverse frasi che l'esistenza descrivono con, per esempio, necessità del pane, avere il pane. E certe anche vocazioni, tipo certi mestieri, tipo marinai, sono espressi con le frasi pane durissimo. Cioè questo pane durissimo si può incontrare molto spesso anche su terraferma, soprattutto in questo sistema che il valore del lavoro umano soprattutto valorizza secondo la produzione della persona, perché l'uomo nella propria dignità è abbassato al livello delle persone che possono solo lavorare, quando non ce la fanno più a lavorare vengono gettati via. Ma c'è il desiderio della vita, questo desiderio che nell'uomo muore per ultima, spinge l'uomo a lavorare, a una lotta per sopravvivere, a una lotta dove lui vuole guadagnare un pezzo di pane, un pezzettino di pane.
tante religioni alle proprie divinità danno diverse forme. Così i dei nelle religioni antiche erano paragonate a certi eventi naturali tipo tuono, vento, pioggia, tempesta, cioè lì dove la divinità diventa una forza che distrugge tutto davanti a sé. Gli altri, i dei vedevano e ridescrivevano, per esempio con il sole, con la luna, con fonte d'acqua o magari con un venticello. Invece il nostro Dio, Dio della fede cristiana, non provocato da nulla, ha deciso prendere corpo umano. Dio ha camminato con i piedi umani, ha parlato con lingua umana, ha guardato con gli occhi umani, ha ascoltato con le orecchie umane, ha comunicato con gli altri, ha discusso, ha presentato la propria opinione, concludeva le opinioni, e questo stesso corpo lui ha lasciato sulla croce. Poi accetta di nuovo questo corpo, si rialza dal mondo dei morti e continua ad esistere nel mondo dei viventi. Dopo la resurrezione lui viene in mezzo ai discepoli e come prova principale della risurrezione, cioè di una vita in pieno, lui davanti ai discepoli pone il problema del nutrimento. Datemi da mangiare, così che voi confermate che ho corpo, perché lo spirito non ha né ossa nel corpo come ce l'ho io. Allora inizia il metabolismo, prendendo quel pane e quel pesce. Cristo fa vedere che anche dopo la morte il suo metabolismo funziona, cioè che lui vive. Poco dopo questo Cristo scompare davanti agli occhi dei discepoli, cioè fisicamente scompare dalle dimensioni dello spazio e del tempo, e poi dopo che è scomparso da questo mondo continua ad essere presente, ma presente in un'altra forma. Dio non c'è nel corpo umano perché noi non possiamo parlare con lui in modo come potevano parlare i suoi discepoli, perché i nostri sguardi non si possono incontrare con il suo sguardo, non possiamo sentire il tono della sua voce, ma possiamo fare qualcosa molto più sublime di quello che potevano fare i suoi discepoli. Cristo, poco prima della morte, ha sorpreso un gruppo di suoi discepoli, prendendo come modo di sua presenza in mezzo agli uomini proprio forma del pane, di quel pane che è stato rimproverato, quel pane che tanti cercano andando nello sconosciuto, di quel pane per quale gli uomini si sforzano lavorando 8 e più ore al giorno, di quel pane che tanti si sono approdoniti in modo onesto rispetto agli altri. Il pane che da una parte del mondo c'è in abbondanza, invece dall'altra parte non c'è per niente. Questo pane, pane che significa la vita, cioè praticamente Dio con questo fa vedere forma di vita, entra nella materia senza il quale non c'è vita, lui entra nel cibo principale affinché ogni volta quando il nostro sguardo si ferma su un pezzettino di pane siamo consapevoli che in questa materia Dio viene all'altare. Questo è un privilegio che hanno i cristiani. Dio non è rimasto solo a livello di un'altra persona con quale io posso parlare, con quale posso confrontarmi, esprimere le emozioni, ma mio Dio diventa mio cibo, perché lui entra nel mio metabolismo. Il mio metabolismo opera nel corpo di Cristo, e il corpo di Cristo con i processi biologici diventa mio corpo, e io mi nutro di Cristo stesso. Allora, se prendiamo quel detto tedesco come vero, che l'uomo è quello che mangia, cioè la scelta del cibo, intanto parla dell'uomo stesso. A che conclusione ci porta la domanda dell'identità dei cristiani che si nutrono né più né meno che col corpo di Cristo? Qualche volta durante l'anno liturgico, nella preghiera dopo la comunione, preghiamo che i misteri che abbiamo ricevuto in noi fanno quello
che devono, cioè che dal giorno al giorno si fanno assomigliare sempre di più all'immagine di Gesù Cristo, affinché nutrendosi del suo corpo noi diventiamo sempre più simili a Lui. Nel mondo che è stato descritto dai conflitti dei quali sono proprio orientati a soddisfare il bisogno di ogni uomo, cioè accumulo del pane, noi ogni giorno stiamo davanti a una mensa che ci offre Gesù. È lì dove c'è il pane che ci serve per sopravvivere, per sopravvivenza, e allunga questa nostra permanenza sulla terra. Ma questo cibo non offre la vita. Consumare il cibo semplice prima o poi comporta la morte, perché già con il latte materno inizia il nostro processo di nutrimento e di sviluppo, e con l'ultimo boccone mangiato nella nostra vita finisce la vita. Invece noi vogliamo vivere, vogliamo sopravvivere il momento della morte e vivere oltre il sepolcro per avere la vita in pieno. Ecco, questo è il miracolo della fede cristiana per vivere, questo potenziale della vita che noi desideriamo, cibo che significa vita, la vita che dura in eterno, ma vita reale, vera, oltre la possibilità di vedere quello, inizia davanti ai nostri occhi, proprio su questo altare qui. Allora Cristo, tu che è stato riconosciuto in uno spezzare il pane, tu che tra poco su questa mensa eucaristica diventi vivo e presente in mezzo a noi, fa che prendendo il tuo corpo, il pane che significa la vita, noi diventiamo sempre più simili a te, portandoti a tutti che incontriamo.